Professor Covani è titolare della cattedra di implantologia all'Università di Pisa e soprattutto e in aggiunta è il fondatore e direttore dell'Istituto Stomatologico Toscano. Perché dico soprattutto e in aggiunta? Perché professori, docenti, cattedratici di vaglia ce ne sono tanti e lui certamente spicca, ma fondatore di un istituto che ha delle qualità che lo rendono unico, ce ne sono uno, cioè Ugo Covani. È proprio su questa base che, come posso dire, forte della mia esperienza trentennale, ma ancora disposto a confrontarmi col mondo, anzi, interessato a confrontarmi col mondo, ho invitato in Versilia, a Reggio, per il prossimo 13 e 14 dicembre, tutti quelli che io stimo di più, come posso dire, quelli che hanno scritto cose intelligenti sugli impianti post-estrattivi immediati, che le hanno scritte da molti anni e quindi gente di grandissima esperienza. Mi riferisco a Jan Kosin di Bruxelles, che sui tessuti molli per implantare nei post-estrattivi ha scritto cose interessantissime. Mi riferisco a Myron Nevins, che recentemente ha scritto anche lui sui post-estrattivi immediati, lui ci si è avvicinato più recentemente, ma anche lui ha detto cose assolutamente sensate. A Arthur Novaes, che ho citato nella letteratura, un brasiliano che studia i post-estrattivi da 20 anni e che ha detto anche lui cose importantissime. Miguel Peñarroya Diago, uno che ha la più vasta casistica sui post-estrattivi nell'intera arcata, non solo sul dente singolo, ma sull'intera arcata, la sostituzione immediata dell'intera arcata con degli impianti. Andrea Piattelli, che ha le più belle istologie su questo fatto, che ha pubblicato insieme a noi la prima istologia sull'uomo nei post-estrattivi immediati. E infine una donna che io stimo moltissimo perché arriva sempre un pelino prima di noi a dire le cose, è il mio incubo, lei sì che è l'incubo buono, perché quell'altro di cose non sono l'incubo cattivo, lei è l'incubo buono, arriva sempre un pelino prima di noi, è bravissima, Deborah Schwarz-Arad, che viene da Tel Aviv, da Israele. Quindi, come dire, un parterre d'eccezione, chi volesse approfondire seriamente il tema dei post-estrattivi immediati, credo che veramente non potrebbe trovare niente di meglio. Ma il convegno è ancora innovativo per altri versi, perché il sabato un parterre di italiani, anche questi tutti abbastanza noti, da Antonio Barone, che è il mio più stretto collaboratore, ma che oramai ha una sua precisa personalità nel panorama italiano, a Daniele Cardanapoli, a Matteo Capelli della scuola di Tiziano Testori, a Carlo Clauser, a Michele Fecchiuzzi dell'Università di Catanzaro, che sui post-estrattivi la Sallunga, e ancora l'amico Giorgio Traversa, Alfonso Cagliazzo di Salerno, tutta gente che deve commentare quello che hanno detto quelli, come dire, il panel internazionale il giorno prima, portare anche la propria esperienza e aprire un dibattito con il pubblico approfondito, così da chiarire e sfatare anche per tanti versi i molti dubbi che ancora circolano in tema di impianti post-estrattivi immediati. In parallelo ci saranno due sessioni, una per i igienisti e una per odontotecnici, perché anche loro fanno parte della squadra, del teamwork, del world team, e quindi vogliamo che anche loro approfondiscano i temi dell'impianto post-estrattivo immediato. Quindi, che dirvi, arrivederci a Viareggio, anche per farci gli auguri di Natale. Grazie dell'attenzione.